clamorosi aggiornamenti, quelli che arrivano dal fronte Inter e Zhang, lo scandalo è scoppiato definitivamente con tutte le supposizioni che adesso diventano realtà. Guarda tutto il video per scoprire quanto grande sta diventando lo scandalo Inter. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo su queste notizie. È gratis. Le recenti dichiarazioni di Fabio Ravezzani hanno lanciato un grido d'allarme che risuona tra i tifosi dell'Inter e gli osservatori del calcio italiano. Ravezzani ha messo in luce una situazione che potrebbe avere ripercussioni drammatiche per il club milanese. Il presidente dell'Inter Zhang, secondo quanto riportato, non tornerà più in Italia, non può più tornare e il suo mandato sembra chiaro: vendere l'Inter il prima possibile. La vendita del club, in questo contesto, diventa una necessità impellente per evitare un destino che nessuno osava immaginare fino a poco tempo fa. Ovviamente per i non informati, il fallimento. Questo ovviamente potrebbe comportare la retrocessione del club ai campionati dilettantistici o addirittura ripartire con un altro nome, come successe con la Fiorentina. In questa cornice già preoccupante, la proposta di La Russa di imporre una tassa per salvare l'Inter si aggiunge come ulteriore fattore di tensione. La Russa, seconda carica dello Stato, è anche un socio Inter. Il pensiero di utilizzare denaro pubblico per soccorrere un'entità privata come una squadra di calcio può scatenare un vespaio di polemiche, specialmente in un periodo in cui il paese affronta sfide economiche e sociali di vasta portata. La Juventus, tanto additata, ricapitalizza con denaro di azionisti e della proprietà. Per l'Inter non funziona così. Zhang non può lasciare la Cina, bloccando di fatto ogni possibilità di un suo ritorno in Italia. Questo dettaglio non è da poco, poiché la presenza fisica del presidente è essenziale e una squadra senza un presidente nasconde dei problemi talmente grandi che giustificano il silenzio imposto ai media. Ecco perché a tutti i costi devono portarla a vincere con favori arbitrali scandalosi, Gravina e Ceferin costantemente in tribuna alle partite dell'Inter, calendari diciamo abbastanza discutibili, con le prime quattro partite dove le prime tre sono state in casa per recuperare più soldi possibili. E questo calendario è stato creato da Butti, ex team manager Inter, e non per ultimo perché meno importante, anzi è la cosa più grave, nascondendo i debiti reali con un patrimonio netto negativo, che per molto meno ogni squadra che non sia Inter è andata in fallimento scomparendo dal calcio italiano. Adesso diteci voi se non sarebbe una squadra da fermare immediatamente,